Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente l'attesa è finita. Ci sono voluti 45 anni, ma finalmente possiamo giocare a un videogioco dedicato a lui, Goldrake UFO Robot. Questo cartone animato manga che venne trasmesso nel 1978 sulla Rai, che chiunque in quegli anni ha adorato e se lo ricorda come se fosse ieri, anche se sono passati tantissimi anni. Io nel 78 avevo 6 anni, ma me lo ricordo, ragazzi, come se l'avessi visto ieri. Non mi ricordo niente di tutto quello che ho studiato a scuola, ma di lui mi ricordo tutto. Finalmente è arrivato un videogioco dedicato a lui, quindi avremo i magli perforanti, il raggio antigravità, tuono spaziale, cioè tutte queste armi che ci sono rimasti qua, inculcati nel cervello anche dopo 45 anni. Oggi lo proveremo insieme questo gioco della Microïdis, che ha investito su questo brand, su questo cartone animato manga, anche se molto datato, ma che veramente ha fatto la storia e tuttora viene ricordato anche la colonna sonora. Chi è che non l'ha cantata? Tuttora la si canta quando si mettono delle canzoni revival, perché veramente è iconica anche quella. Quello che andremo a vedere oggi appunto è il videogioco, lo proveremo per la prima volta insieme perché è uscito oggi, quindi lo proveremo insieme con tutte le emozioni che può trasmettere un gioco di questo tipo. Ovviamente per capirlo fino in fondo e per apprezzarlo fino in fondo bisogna essere stati dei fan, bisogna essere stati dei bambini negli anni 70-80, altrimenti si va a perdere quell'emozione che solo noi possiamo capire. Quindi adesso metto giù lui e iniziamo a giocare con lui. Lo proveremo sulla mia Xbox Serie X e direi a questo punto di iniziare a combattere i nemici di Vega con lui, UFO Robot Goldrake. Ci siamo, è pronto a partire. Sono emozionantissimo perché non l'ho ancora provato, lo sto provando adesso con voi. Quindi diamo il via. Già l'immagine di avvio del gioco mi fa palpitare il cuore. Anche perché è il primo avvio, quindi ovviamente ci sarà tutto l'intro, suppongo. Ho voluto fare appunto questo video live perché sono super emozionato. Questa è la Microïdis, la casa produttrice del gioco, la software house che l'ha prodotto e che ha creduto in un brand comunque molto molto datato, anche se ha un sacco di seguaci. Ecco la base da dove decollerà il nostro UFO Robot. Con alla cabina di pilotaggio Actarus. Allora, UFO Robot Goldrake, il banchetto dei lupi. Nuovo gioco, opzioni. Congratulazioni, hai sbloccato il bonus principe. Quando hai terminato il livello pianura, puoi accedere alla nuova skin attraverso l'ologramma Goldrake nel centro. Sì, perché comunque nel preordine, chi lo preordinava aveva questo abbigliamento, chiamiamolo così, principe che veniva dato in omaggio appunto per chi lo preordinava. Allora, andiamo a vedere nelle opzioni cosa abbiamo disponibile. Allora, generale, lingua, che comunque lui è totalmente doppiato in italiano ed è questa la cosa bella, che abbiamo le voci in italiano, che non dobbiamo avere i sottotitoli da leggere, ma le voci, quelle che sentivamo anche nella realtà del gioco. Ma le voci, quelle che sentivamo anche nel cartone animato, quindi tanta tanta roba pazzesca. Allora, controlli, lasciamo tutto così per adesso, gameplay, lasciamo tutto così e non andiamo a toccare niente, luminosità, gamma, niente, ok. Le opzioni sono veramente minimal, perché comunque non aspettatevi il gioco wow, quello di ultimissima generazione per quanto riguarda la qualità grafica, il movimento dei personaggi, cioè non è sicuramente questo il tipo di gioco con quelle caratteristiche, ma qua è il soggetto che fa la differenza, è il soggetto che ci trasmette tutto e tutto il resto passa in secondo piano se anche non dovesse essere come diciamo vorremmo che sia, cioè il gioco wow dal punto di vista grafico, queste cose, anche perché comunque questa software house è una software house piccola rispetto alle altre software house che producono giochi multimilionari proprio in produzione. Allora, nuovo gioco e la caduta di Flid, il titolo di questa Lassù, parte. lontano nello spazio, si trova il pianeta Flid. È un pianeta tecnologicamente avanzato, il cui popolo ha superato le difficoltà, vivendo in pace e armonia con la natura.
In questo giorno benedetto dalle stelle, Frid celebra l'unione tra il suo principe, Duke Frid, e Rubina, l'erede del potente impero di Vega. In realtà, a Vega poco importa della famiglia reale di Frid. Guidati dai Dargos, il più spietato tra gli ufficiali, sferrano un attacco approfittando del matrimonio per saccheggiare le risorse del pianeta. Un unico uomo, Duke Frid, si oppone a loro. Nelle ombre di un antico santuario sta per svegliare il guardiano di Frid, un robot chiamato Goldrake. Vostra Altezza, non pensateci neanche. Non abbiamo più scelta. Ma no, Goldrake non è rimasto sepolto tutti questi anni senza una buona ragione. È arrivato il momento di svegliarlo. Il tradimento di Vega non può restare impunito. Goldrake! Mi dama. Avanti! Oh. Vai, ci muoviamo già, siamo già. Dove siete, mio principe? Credo di essere nel cuore di questo santuario. Fate presto, Vostra Altezza. La guerra è quasi giunta a noi. Sono bloccato dalle rocce. Avete dimenticato i leggendari pugni di Goldrake? Niente può resistergli. Come sono i pugni di Goldrake? Ah, eccolo qua. Vediamo. La leggenda era vera. Esatto. Ok, così corriamo. E andiamo a... Come potrà Frid riprendersi da una tale distruzione? Lode alle stelle. Eccovi qui, Vostra Altezza. Guarda che cosa hanno fatto le truppe di Vega al nostro pianeta. Solo sentire parlare di... Venite, mio principe. Non tutto è perduto. Il giovane uomo che ho istruito non avrebbe mai risvegliato Goldrake invano. Che dopo intendete fare, Vostra Altezza? Dobbiamo raggiungere il palazzo il prima possibile. Che infamia! Maria e i miei genitori erano impegnati nei preparativi per il matrimonio quando Vega ha attaccato. Avete ragione, mio principe. Ma ho già chiesto ai nostri pretoriani di portare tutti al sicuro prima di unirmi a voi su questo mezzo. A detta di tutti, la vostra famiglia è al sicuro. Purtroppo, non si può che dire lo stesso del popolo. Mettiamo alla prova il guardiano di Frid. Le abilità dell'UFO robot Goldrake dovrebbero consentirci di evacuare il nostro popolo. Parole sagge per un uomo così giovane. Andiamo. Non abbiamo un minuto da perdere. Per proteggere Frid, dovete assorbire i suoi raggi di luce. Saranno loro a riportare Goldrake al suo pieno potenziale. Goldrake usa l'energia solare per rigenerarsi. Lo cerca per rigenerare. Ok. Ok, così come ci nuovo. Rigeneriamo. Che devo fare? Ah, devo seguire la strada. Questa è la porta che una volta custodiva l'entrata del santuario. I pugni non basteranno questa volta. Però la leggendaria alabarda spaziale. È passato molto tempo da quando qualcuno ha visitato questo luogo. Eccolo, Vostra il primo nemico di Vega. Nonostante il suo potere, Goldrake non è invincibile. Evitate i colpi di questa macchina. B per schivare. Vediamo. Beh, praticamente adesso stiamo vediamo che intenzioni hanno il robot di Vega. Per imparare i tasti. Ma non posso suonargli le basta, lo potrei schivare. Che cazzo devo fare? Ma non posso dargli una manca di botte? Qua, cazzo, mi ha colpito. Ah, c'è anche il rallenti. Non so se ho delle storie per le palle.
Capite perché Vega pianifica di rubare questo robot? Adesso schiva, però che coglione. Va, bisogna suonarle. Ecco il vecchio fossato. Passava le giornate a schivare. Usate il pugno rotante per afferrare ciò che resta del ponte. Pugno rotante. Quindi andiamo a usare il pugno. Pugno rotante! Tutto ciò che dovete fare è colmare la distanza con un salto, vostra altezza. No, e come cacchio si salta? Ecco il branco di lupi famelici che hanno attaccato un pianeta pacifico. Chi dà loro ordini? Non so dirlo con esattezza, mio principe. Sono riuscito a intercettare... A tutte le unità! Eccolo! Sono il comandante Hidargos. Sua eccellenza, Re Vega, ci ordina di distruggere questo pianeta. Dobbiamo dimostrargli che il nostro popolo è il più forte. Quei leccapiedi della guardia. Conto su tutti voi. Fategli vedere. Se Vega si aspetta una resistenza, non deludiamoli, precettore. Sono con voi, vostra altezza. Qua bisogna fargli capire subito chi è che comanda, Mio principe, la residenza del barone di Flint è in pericolo. Avremo bisogno di quei razzi per l'evacuazione. Dobbiamo difenderli. Bella lavata. Eliminate spaziale. Quelle macchine diaboliche, vostra altezza. Ebbene, ho fatto il pugno in testa. State attento, mio principe. Stanno arrivando. La lavarda spaziale. Però il pugno. Il pugno da soddisfazione. Anche perché quel rumore metallico. La mia strumentazione è invasa dalle trasmissioni vegane. Fermate subito le ricerche. Qualche animo gentile ha guidato Goldrake dritto a noi. Rischierate le truppe e prendete. Stanno attaccando dal cielo, vostra altezza. Usate i vostri boomerang elettronici. Boomerang elettronici li usiamo con LT. Perfetto. Boomerang elettronici. Boomerang elettronici! Le truppe di Vega continuano ad arrivare. Avevano previsto tutto. Avevano previsto che andavi a tirare fuori dalla nappalina Goldrake. Stanno tornando, vostra altezza. Figo, quando la divide in due, poi dalla parte spaziale che la divide in due parti è finita. Benissimo. Presto, mio principe! Ordinate a quei razzi di partire! Quali razzi? Quali sono i razzi che devo ordinare? Maledizione! Quel cannone è puntato proprio sul palazzo! Non posso permettergli di fare fuoco! Quell'arma è protetta da un campo di forza, vostra altezza! Dovrete usare il vostro raggio antigravità per infrangerlo! Wow, raggio antigravità dal petto! LT. LT, scaviamo il raggio gravità. Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Eccolo qua. Ben fatto, mio principe. Non riesco a crederci. Quante macchine da guerra ha forgiato, Vega? No, questa sembra essere stata progettata per essere messa alla prova, vostra altezza. Usate il vostro raggio antigravità. Boomerang elettronici! Ancora, raggio antigravità! Già andando a matta con tutte le armi. Raggio antigravità! Raggio antigravità! Raggio antigravità! Questo è già essere abbastanza duro, Fatta cacchio di corazza. Fatta cacchio di corazza che... Boomerang elettronici! Raggio antigravità! Boomerang elettronici! Dai che si è aperto il guscio. Raggio antigravità! È richiuso. Raggio antigravità! Dai che l'abbiamo riaperto con il raggio antigravità. Ben fatto, vostra altezza. Una cosa in meno di cui Flint debba preoccuparsi. Il distruttore missione
completata. Quindi ragazzi, direi di interrompere qua quello che è il video live, chiamiamolo così, anche se non è una live, però in live è quello che ho portato adesso qua sul canale, perché è veramente fantastico. Guardatelo che bello che è, se ve lo giro così almeno lo ammirate anche voi. Guardate che bello che è, con il maglio che gira, bellissimo, bellissimo e super super emozionante. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che chi ha vissuto Goldrake che come andava vissuto, cioè da bambini, in prima visione, come primo arrivo in Italia, un manga poi di questo genere, cioè con robot che combattevano il male, ragazzi, spero che l'abbiate apprezzato come l'ho apprezzato io, perché veramente è stato super figo e super emozionante provare un gioco di questo tipo. Grazie a MicroDS che ha fatto questo prodotto, ovviamente avete visto non è un gioco wow dal punto di vista della grafica, anche dei movimenti, cioè rispetto a quello che siamo abituati a vedere adesso, però calcolate che comunque il budget ovviamente non è lo stesso delle software house, di quelle di grosse dimensioni, ma poi comunque è preso da un manga degli anni 70, quindi se vogliamo anche la grafica mantiene quello stile, anche i movimenti, tutto è in stile quello che era il cartone animato negli anni 70, quindi questo anche secondo me è uno degli aspetti di questo gioco in cui secondo me questa software house ha puntato, cioè mantenere quello stile che ovviamente solo chi ha vissuto il cartone animato sa com'era. Ovviamente se gli diamo adesso a un ragazzino questo gioco dice però giustamente, perché comunque sono cresciuti con una qualità a livello di quello che sono i videogiochi attuali, tutt'altro livello, ma qua invece secondo me si è voluto anche mantenere quello stile che era il cartone animato manga a livello di disegni, di movimenti che avevamo appunto nel cartone animato originale, quello che abbiamo visto tutti noi sulla Rai da aprile 1978. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questa anteprima riguardante questo nuovo gioco Goldrake UFO Robot vi è piaciuto, l'avete trovato utile e interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anche prime spoiler anche di questo gioco, vi ho portato tutti i trailer che erano usciti rilasciati ovviamente dalla software house, perché comunque erano veramente accattivanti e attiravano tantissimo l'attenzione di noi vecchietti. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove ho tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, quindi mi raccomando iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o un'esperienza come questa. Ciao e al prossimo video!